Noi siamo in collegamento con Alessandra Fagian, che è la prorettrice del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, ma che è anche vicepresidente della SIE, che è la Società Italiana degli Economisti. Alessandra Fagian, buonasera. Buonasera a voi. Lei qualche giorno fa, insieme ad altri 150 colleghi, ha inviato una lettera all'Europa, passando anche ovviamente dal governo italiano, in cui avete chiesto delle misure. Se non sbaglio, la lettera è datata 11 marzo, quindi quando ancora i numeri non erano così drammatici come oggi. Cosa chiedevate in quel vostro appello? Esatto, innanzitutto grazie per avermi chiesto di essere qui stasera. Io non sono una macroeconomista, sono un'economista regionale, però cercherò di essere il più chiaro possibile, di dare almeno qualche dritta su quello che sta succedendo in questo momento. Dunque, noi sappiamo sostanzialmente che ci sarà una forte crisi, ovviamente, dopo questo disastro sanitario e ci sono due problemi. Il primo è chiederci dove troveremo i soldi per fare quello che vogliamo fare e la seconda è cosa ne faremo con questi soldi una volta che li abbiamo trovati. Tutte le misure che ci sono adesso, quelle che ha menzionato anche lei, ad esempio la clausola che disattiva il patto di stabilità, gli annunci dei 120 miliardi della Banca Centrale Europea, seguiti poi da questo programma di acquisti dell'emergenza della pandemia, eccetera, che ha annunciato altri 750 miliardi, oltre 120 mila che erano già stati promessi. Di fatto servono per pompare soldi nel sistema, sono politiche monetarie cosiddette espansive che serviranno all'Italia e a tutti i paesi che sono colpiti a trovare i soldi necessari per poi implementare alcune misure per far tornare il sistema, se non alla normalità, almeno a una situazione più gestibile di quella attuale. La nostra lettera dell'11 di marzo proponeva delle misure da implementare una volta che avremo trovato i soldi, ovviamente. Tra queste, noi di fatto dicevamo che era assolutamente necessario un piano rapido di spese correnti e di investimenti pubblici per finanziare proprio nell'immediato, il più alla svelta possibile, i sistemi sanitari dell'Unione Europea e quindi aumentare il personale sanitario che già in parte si sta anche facendo in Europa. Bisognerebbe dare un sussidio di disoccupazione temporaneo a tutti i lavoratori, un indennizzo economico alle famiglie che adesso sono in quarantena, che hanno ovviamente una perdita, di reddito che bloccherà i loro consumi. Pensare anche alle imprese, quindi anche sul lato più microeconomico, bisognerebbe dare un sussidio, delle linee di credito nuove alle imprese che si troveranno ovviamente in difficoltà. Bisogna anche pensare ovviamente alle persone più vulnerabili nella nostra società, che sono ad esempio i minori. Nel qual caso, ad esempio, entrambi i genitori si dovessero ammalare oppure gli anziani non autosufficienti, bisognerà pensare anche a un piano di assistenza per queste categorie. Ovviamente abbiamo ora capito tutti, anch'io che ho un figlio piccolo, che il sistema scolastico probabilmente non riaprirà il 3 di aprile, non riaprirà per un periodo molto più lungo e questo ha fatto venire alla luce il problema della didattica a distanza. Anche qui ovviamente bisogna intervenire con un finanziamento straordinario del sistema scolastico volto proprio a potenziare l'acquisto di apparecchiature per questa didattica online. Abbiamo anche poi ipotizzato un finanziamento delle organizzazioni del terzo settore che operano a sostegno di situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo adesso e poi da ultimo un piano di investimento anche relativo alle infrastrutture e all'ambiente che in qualche modo possa rilanciare l'economia nel medio-lungo periodo. Ecco, rispetto a queste vostre richieste, come giudicate le prime azioni di cui abbiamo in un qualche modo accennato? E parlo sia del livello nazionale con questa sorta di manovra economica da 25 miliardi, ma che ne muoverà fino a 350, a quanto ne abbiamo capito, e poi appunto il tentativo dell'Europa di pompare denaro nel sistema per evitare che l'euro possa venire meno. Allora, io inizialmente quando avevamo scritto questa lettera era stato annunciato solamente il piano dei 25 miliardi, quindi noi ovviamente avevamo fatto notare come un piano di queste dimensioni non potesse venire finanziato da una cifra come questa. Ora ci sono dei segnali molto più positivi. A distanza di una settimana questo nuovo incremento di 750 miliardi della BCE con questo nuovo programma che è stato annunciato il 18 di marzo ovviamente va nella direzione giusta. Stiamo parlando
parlando di risorse che sono pari al 7,3% del PIL dell'intera area dell'euro, quindi è una marginale, cifra sostanziale che marginale. permetterà comunque, almeno nel breve periodo, ai primi paesi che sono colpiti quantomeno di andare nella direzione giusta. Quindi si parla di acquisti abbastanza massicci di titoli di Stato, ma non solo, anche di privati. Quindi sicuramente va nella direzione giusta. Questa poi clausola che disattiva il patto di stabilità, di nuovo, è un'altra manovra nella direzione giusta, perché permette, ad esempio, ai paesi come l'Italia di andare oltre la spesa del 3% del PIL all'anno, quindi di aumentare in un certo senso il deficit per poter far fronte alle spese sanitarie che ovviamente dovremo sostenere, non solo sanitarie, perché ce ne saranno anche molte altre che seguiranno. Quindi sicuramente la possibilità in un certo senso di sforare e di andare oltre questi limiti che erano imposti dal patto di stabilità fin dal 1997 sono una buona notizia. Professoressa, mi scusi, la crisi che si prefigura dopo passata l'emergenza sanitaria, che tipo di effetti avrà sulle zone del nostro paese, per esempio della nostra regione, su quelle interne più marginali rispetto invece a quelle meno marginali, la costa e quant'altro? Qui va proprio nella mia specializzazione, perché come ho detto prima, io mi occupo molto dello studio delle aree interne e delle disparità territoriali tra aree urbane e aree periferiche. È risaputo che purtroppo le aree periferiche, le aree interne del nostro paese, hanno subito uno spopolamento ormai di lungo periodo. Quindi si trovano con delle popolazioni in media molto più vecchie, che ovviamente in questo periodo è veramente un problema. E oltretutto un'età della popolazione più avanzata significa che in genere hanno meno accesso, ad esempio, alle tecnologie, a internet. C'è un divario, diciamo, digitale fra le aree più periferiche e le aree più urbane. Quindi anche questo sarà un problema, perché se ci muoviamo verso un mondo sempre più virtuale, ovviamente queste persone rimarranno indietro. Escluse. Rimarranno escluse probabilmente. Sì, rimarranno sicuramente, secondo me ci saranno delle persone che rimarranno escluse, rimarranno più sole, potremmo sempre comunque avere dei piani per cercare di insegnare ad alcune di queste persone l'utilizzo di queste tecnologie, però non sarà facile e è molto difficile con le persone che già hanno un'età molto avanzata. Alessandra Fagione, le faccio una domanda complicata e che appunto prefigura un ragionamento di lungo periodo. Adesso ovviamente abbiamo pochi minuti, però è anche vero che questa crisi ci sta dimostrando come i grandi agglomerati urbani, in particolare quelli che soffrono per esempio dell'inquinamento, siano più esposti rispetto a epidemie o pandemie come quella che stiamo vivendo. Dunque, possiamo escludere che questa eccezionalità del nostro tempo possa significare anche un ritorno verso appunto quelle zone che oggi sono più marginali? Si sente di escluderlo? Io mi sento purtroppo di escluderlo, perché non penso che questa pandemia abbia colpito in modo particolare le città. Ha colpito in modo particolare purtroppo la mia città, Milano, le città del nord, però ad esempio è chiaro che con la densità urbana il contagio si propaga più velocemente, questo è chiaro, però abbiamo visto anche tantissime aree periferiche che sono focolai del contagio. In un certo senso questa pandemia, con la mobilità che abbiamo adesso noi, dove ci spostiamo continuamente, si espande un po' a macchia di leopardo ed è anche molto casuale quali paesi verranno colpiti e quali non saranno. Certo, quando poi viene colpita una grande città, è chiaro che i numeri aumentano molto più rapidamente perché c'è molta più densità. Però il quadro è ancora così non chiaro da non poter, secondo me, fare delle previsioni sul fatto che le persone possano ritornare nelle aree più periferiche a seguito di questa pandemia. Professoressa, lei ha detto sono di Milano, naturalmente la nostra scatta subito, no? L'emozione, la vicinanza con gente
I lombardi tutti che stanno vivendo situazioni veramente allucinanti, no? Le notizie che arrivano da Bergamo, da Brescia ci stanno letteralmente, ci lasciano sbigottiti. Scene come quelle che vediamo in questi giorni probabilmente non avremmo mai immaginato di vederle. Milano qual è la situazione? Perché arrivano notizie appunto di una città deserta, vuota, e poi arrivano notizie invece di gente che circola in metro, che si muove, che si sposta. Insomma, qual è la situazione? Lei che magari ha contatto con la sua famiglia. Sì, allora io ho contatti sia con la mia famiglia a Milano, con degli amici a Bergamo, con un'altra parte della mia famiglia che invece è a Padova, perché il mio cognome è Veneto. Non vivo più a Milano dal 1999, perché sono tornata direttamente dagli Stati Uniti qui in Abruzzo, però comunque quella è la mia città, io mi sento lombarda, per cui tutte le volte che ricevo le notizie in diretta da familiari e amici, non vi nego che è veramente, veramente difficile continuare nella normalità. Le notizie che arrivano sono molto tristi, ovviamente quasi tutti ormai conosciamo qualcuno che è positivo, eccetera, quindi le notizie sono veramente molto tristi. C'è anche da dire che è vero che ad esempio la metropolitana ancora va, e siccome le corse sono ridotte le persone poi tendono ad ammassarsi, quindi secondo me sono contenta che si rafforzino queste misure di isolamento sociale, perché fermamente credo questo sia l'unico modo di fermare questo contagio nel breve periodo, comunque rallentarlo, altrimenti il sistema sanitario veramente è al collasso al nord. Non so se abbiamo qualche altro minuto con la professoressa Faggian. Io volevo fargli però una domanda che esula un po' da questi discorsi che stiamo facendo, che riguarda naturalmente l'emergenza che stiamo vivendo tutti. Io mi ricordo che lei ha partecipato, Donne per la Scienza, insomma quell'iniziativa bellissima che Gran Sasso Science Institute ha tenuto per celebrare la giornata mondiale della donna. Oggi arrivano notizie purtroppo devastanti, altrettanto devastanti, sul fronte delle case d'accoglienza per le donne maltrattate. Anche lì si comincia a vivere un'emergenza importante, perché non possono più accogliere donne che arrivano da fuori naturalmente, e soprattutto comincia a a lacerarsi anche il sistema di tutela di queste persone. Anche qui abbiamo un'ulteriore quello che emergenza. Si evidenzia molto in questa crisi è proprio questo il ruolo delle persone più deboli, che vanno appunto, come diceva lei, dalle donne maltrattate ma anche ai senza tetto. È un problema, e come tutte le crisi, sia la recessione che era una crisi economica, sia questa che è una crisi sanitaria, ma sempre crisi è sempre un disastro, lascia fuori proprio le persone che non hanno la fortuna che abbiamo noi e che quindi stavano vivendo già delle situazioni di stress molto forte, fra cui anche appunto le donne che sono maltrattate, che non hanno un posto sicuro dove andare. Grazie mille, grazie ad Alessandra Faggian per essere stata con noi, prorettrice del GSSI, vicepresidente della Società Italiana degli Economisti, grazie davvero. Grazie. Grazie a voi.